Vado a recensire insieme a voi questa piccola radio portatile della marca Prunus. La radio arriva all'interno di questa scatola di cartone, diversi sono i colori disponibili, tra cui anche color blu. All'interno cosa è presente? Un cavetto di ricarica USB, micro USB, la radio all'interno di questa confezione di plastica. E il foglietto illustrativo, o meglio, più foglietti illustrativi in lingua inglese, tedesco, francese e spagnolo. Quindi italiano c'è, e si può quindi comprendere facilmente le funzionalità, ma parliamo di dimensioni e di materiali. Abbiamo in effetti una radio abbastanza compatta, si tratta di 12,5 cm di lunghezza, per 7 di larghezza, per 2,5 cm di spessore. È interamente di plastica, salvo appunto l'antenna in acciaio inox e i bottoni gommati. Abbiamo sul retro il vano dove è presente la batteria agli ioni di litio da 800 mAh, che si ricarica in sole 3 ore e promette una durata di 6-8 ore, a dipendenza poi di quanto andate ad usarla. Nello specifico è presente nella parte in alto il laccetto, che può essere attaccato quindi ovunque per posizionare la vostra radio o anche al polso. Il tasto off-on, che permette di accendere la radiolina e spegnerla, e il tasto, o meglio, la rotellina Momento del giusto, volume. ma mi pare di capire. Andiamo a vedere poi in alto l'antenna, che è totalmente estraibile, come vedete. Abbiamo poi sulla parte davanti lo speaker, che devo dire una volta all'opera permette di sentire comunque la musica in modo abbastanza potente. Abbiamo poi sulla parte destra i tasti, come vedete. Abbiamo poi anche un LED rosso, lo vado ad accendere, magari diminuiamo il volume. Dalle dimensioni effettive di allora sono 4,5 x 1,5 cm, tasti, come vi dicevo prima, gommati, che servono a cambiare le varie stazioni radiofoniche semplicemente andando a premere, e che permettono anche di selezionare le varie stazioni specifiche andando a premere questi numeri. Ad esempio, se vogliamo andare sulla stazione FM 102.5, schiacciamo semplicemente 1025 e automaticamente saremo indirizzati alla stazione 102.5, che in questo momento non prende. Per cambiare comunque le stazioni, o anche per cambiare i file MP3, le canzoni MP3, si può semplicemente schiacciare il tasto avanti e indietro. Inferno di due guerre mondiali. Questa qua. Non dire una parola. Come sentite, andiamo subito a fare una prova della potenza audio. Vado ad aumentare il volume. L'antenna è anche chiusa, quindi prende comunque bene. Metto il massimo del volume per darvi un'idea della potenza, che devo dire non è per niente male. Non ero neanche al massimo, ma come sentite, quando siamo al massimo non gratta neanche più di tanto ed è veramente potente. Ok, come vedete la potenza quindi c'è, si sente più che bene, più che potentemente per una radiolina così piccola, compatta. Il tasto M tra l'altro ci permette di cambiare le varie modalità. Adesso siamo in FM, schiacciandolo possiamo andare in modalità AUX quando attacchiamo il jack da 3,5. Possiamo ascoltare ovviamente anche le musiche attaccate tramite l'attacco USB, l'ingresso USB, scusate, o tramite l'ingresso micro USB TF, che è presente in basso. Quindi qua sulla parte destra abbiamo appunto
L'ingresso per inserire le canzoni presenti, ad esempio, sulla pennata USB, abbiamo l'ingresso per il cavetto di ricarica, l'ingresso AUX per inserire un cavetto che permetterà di andiamo a abbassare la musica, stavo dicendo che permetterà di ascoltare le musiche sul proprio MP3 oppure sul proprio smartphone o non so, il proprio iPod, e poi l'ingresso da 3,5 mm che permetterà di ascoltare in cuffie la vostra musica. Cosa posso dirvi? Posso dirvi semplicemente, beh, qua stavo dimenticando ovviamente il tasto scan che vi permette di effettuare una scansione completa. Comunque stavo dicendo che nelle conclusioni trovo che sia una radio che permette di essere portata tranquillamente in spiaggia, al mare, quindi in montagna, in campeggio, e di farvi quindi compagnia, ascoltare le partite oppure la musica. Comunque permette di avere quindi a portata di mano comodamente una radiolina che secondo me può essere anche adatta per le persone magari che ci vedono poco o magari anziane, visto anche i numeri di dimensioni veramente grandi, quindi che si vedono facilmente. Come avete visto, al suono lo speaker non tende a grattare più di quel tanto e nemmeno al massimo del volume, comunque appare, ripeto, abbastanza potente per una radio così compatta. Se avete qualche domanda, non esitate a contattarmi. Per ulteriori poi informazioni trovate tutto sul libretto illustrativo in lingua italiana. Quindi per me è tutto. Se avete domande, appunto, non esitate a pormele.